Oggi vediamo come allenare i piegamenti in sospensione orizzontale, quindi piegamenti in planche. Per chi non sa cosa sono questi piegamenti in sospensione orizzontale, sono proprio questi che vi sto mostrando sullo schermo. È un esercizio molto complesso e abbastanza avanzato, quindi serve parecchia dedizione, parecchio tempo, però se si lavora a dovere si può raggiungere senza problemi. Serve avere già una buona forza di base, quindi non è che prendete dall'oggi al domani, iniziate ad allenarvi a corpo libero senza aver mai fatto nulla e li fate. Dips, push-ups e tutte le varianti di questi esercizi ve li dovete mangiare. Devono essere semplicissimi. Per migliorare queste basi potete andare sul sito andrearosa.fit per i miei programmi di allenamento, se no potete farvi un giro sul canale che metto di tanto in tanto dei brevi tutorial o dei piccoli allenamenti, alcuni più semplici, alcuni un po' più avanzati, quindi fatevi un giro sul canale per vedere come approcciare determinati esercizi se avete dei dubbi. Partiamo con gli esercizi specifici per allenare questa skill, perché comunque è una cosa non da poco. Si parte da una posizione di planche lean a terra, mani leggermente extra ruotate con le dita un po' in fuori, non proprio in avanti, per non affaticare troppo sul polso. Andiamo ad eseguire questi piegamenti con uno sbilanciamento. Sbilanciamo in avanti, manteniamo glutei e addome stretti. Da qui andiamo ad eseguire dei piegamenti. Non affrettate le ripetizioni. 3-5 ripetizioni vanno benissimo, l'importante è che siano controllate e che state sbilanciati il giusto, dovete soffrire. E poi piano piano col passare delle settimane potete aumentare da 5 ripetizioni a 8 e poi arrivare fino a 10 e fare anche 4-5 serie per 10 ripetizioni controllate ad allenamento. Secondo esercizio importantissimo, scendiamo mantenendo le giuste attivazioni e teniamo la posizione. Ovviamente più si sta sbilanciati in avanti più si soffre. Questo serve ad abituare il corpo a stare in quella posizione mantenendo una buona spinta, in modo che poi quando tocca risalire ti fa meno fatica. 8-10 secondi le prime volte e poi potete aumentare di 5 secondi ogni volta che ne avete l'occasione, quindi ogni settimana, ogni due settimane in base alla vostra preparazione, fino ad arrivare 20, 25, addirittura 30 secondi per serie. L'importante è che sia fatto bene. Se non siete abituati a fare questi esercizi potrebbero prendervi dei doloretti, piccole infiammazioni, cose del genere all'avambraccio, soprattutto se il vostro corpo non è preparato. Per questo prima vi dicevo di lavorare molto sulle basi e approcciare poi piano piano questi esercizi più avanzati. Quindi fate attenzione, l'obiettivo è sempre quello di evitare qualsiasi fastidio. Se ne sentite il bisogno potete usare dei polsini per supportare un po' il polso. A proposito di polsini, se siete interessati potete andare sul sito che vi lascio in descrizione perché sono disponibili. Terzo esercizio del giorno, piegamenti in verticale. Qui già lo so, non so fare piegamenti in verticale, cose del genere. Ho già fatto un video dove spiego come approcciare i piegamenti in verticale, lo trovate qui da qualche parte. Se non siete in grado di gestire più di 3-5 ripetizioni di piegamenti in verticale, potete farli tranquillamente con l'addome rivolto verso il muro, aiutandovi con i piedi, poggiando con i piedi. Da qui scendiamo, controlliamo, andiamo leggermente più avanti con la fronte rispetto al livello delle mani e risaliamo. Una volta questi diventano semplici, quando iniziate a fare serie da 8-10 ripetizioni, potete provare ad aumentare un po' il ROM, quindi vi aiutate con delle paralleline in modo che avete più spazio prima di arrivare al terreno e soffrirete parecchio di più. Controllate la discesa. Ora
Ultimo esercizio, forse quello più importante, perché vi permette di allenare i piegamenti in orizzontale in modo specifico. Piegamenti in orizzontale con una leva ridotta, quindi e risaliamo. Tre ripetizioni, puoi aumentare a 5-6 ripetizioni, e una volta che state sulle 8-10 ripetizioni potete aumentare un pochino la leva. Potete aumentare la leva. Lasciatemi un commento facendomi sapere cosa ne pensate di questa tipologia di video, quindi se volete più tutorial, più spiegazioni step by step come abbiamo visto oggi, se volete dei vlog, qualsiasi cosa fatemi sapere, che cerco sempre di guardare i commenti quando ho il tempo. Ci vediamo presto.